Oggetto numero 35, effetti nuovo decreto semplificazioni sull'Umbria, combustibile da rifiuti bruciato in cementifici e inceneritori. Interroga il consigliere De Luca. Prego, consigliere. Grazie, Presidente, ma questa interrogazione nasce da quello che è contenuto all'interno del nuovo decreto semplificazioni, il decreto 77 del 2021, un decreto che per sua natura è collegato e direttamente diciamo a doppio filo con quello che è il PNRR, quindi le opere, e volto quindi a semplificare gli iter autorizzativi e gli iter diciamo burocratici intorno alla realizzazione delle opere del Recovery Plan. All'interno di questo decreto, all'articolo 17, con l'allegato 1 bis, viene prevista tra le opere infrastrutture strategiche per la realizzazione, quindi non solo del Piano Nazionale per la Ripresa e per la Resilienza, ma anche del Piano Nazionale per il Clima, il cosiddetto PNIEC. Vengono individuate delle formulazioni e delle tecnologie che oggettivamente non hanno nulla a che vedere con quelle che sono le indicazioni che l'Unione Europea sta mettendo sul tavolo in ambito non solo di quello che è l'aspetto della riduzione delle emissioni, ma anche quello che è la gestione del ciclo, virtuosa del ciclo dei rifiuti. Infatti, al punto 1.2 vengono identificati come impianti, nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, vengono identificati sia per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, sia per quanto riguarda la produzione di energia termica, residui e rifiuti, lasciando ovviamente spazio a di manovra estremamente ampia, diciamo, classificazione. Per quanto riguarda invece l'aspetto relativo all'articolo 34 e l'articolo 35, i commi 2 e 3, che si possa essere, diciamo, a favore o contro l'utilizzo del cosiddetto CSS combustibile, il combustibile solido secondario prodotto, diciamo, dai rifiuti, quello che a mio modo di vedere è estremamente discutibile non solo nell'ambito della vaghezza, ma nell'ambito anche della scelta politica che viene fatta con questa scelta politica tecnica, con questo tipo di diciamo di intervento, è quello di sostanzialmente fare una deregulation totale sugli iter autorizzativi. Nella fattispecie, per quanto riguarda gli impianti che sono già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, viene sostanzialmente definita l'obbligo di sola comunicazione dell'intervento all'autorità competente nell'utilizzo, diciamo, di questo combustibile, mentre per quelli che sono impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 viene identificato il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, lasciando poi uno spazio, diciamo, estremamente vago su quella che è la discrezionalità degli organi che poi sono, diciamo, chiamati ad esprimersi. Ora, di fronte a quella che poi sono, voglio citare un estratto del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza Nazionale, in cui per quanto riguarda i progetti faro di economia circolare viene scritto nero su bianco che più del 50% dei rifiuti plastici viene raccolto come rifiuti plastici misti
e quindi non recuperato ma utilizzato per il recupero energetico e inviato in discarica. In questo contesto la misura intende potenziare la rete di raccolta differenziata degli impianti di trattamento e riciclo, contribuendo al raggiungimento dei seguenti target, definendolo come un fattore di sostanzialmente che ci pone lontani da quelli che sono gli obiettivi previsti dall'Unione Europea, perché è bene specificarlo, lo abbiamo detto già numerose volte, ma è bene renderlo ancora più palese, che il CSS non si fa con i rifiuti dal quale, ma deve essere selezionato e deve essere anzi prodotto con un giusto mix di materiali che lo renda fruibile e utilizzabile come combustibile. Quindi interroghiamo la Giunta per sapere quanti e quali sono oggi nella nostra regione gli impianti autorizzati in R1 che potrebbero richiedere, con il solo obbligo di comunicazione previsti dal comma 2 dell'articolo 35 del decreto legge 31 maggio 2021, il cosiddetto semplificazione, il numero 77, la sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS combustibile, e quale sia la capacità autorizzata e quanti e quali, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, quindi nella fattispecie diversa, potranno usufruire con il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, quindi dell'opportunità prevista da questo articolo. Grazie. Prego, Assessore. Grazie Presidente. Collega De Luca, in Umbria risultano presenti i seguenti impianti suddivisi per regimi di iscrizione e autorizzazione che svolgono l'operazione di recupero R1, utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, come definito dall'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152 del 2006. Impianti iscritti ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152 del 2006, procedure semplificate, come risultanti dall'interrogazione dei rispettivi registri provinciali di cui al DM 350 del 98, sono, con riferimento alla provincia di Perugia, la società Margaritelli S.P.A. Torgiano, società Sifar Placcati S.R.L. San Giustino, società Grifo Flex Marciano. Nella provincia di Terni non vi è alcun impianto siffatto. Le iscrizioni si riferiscono al recupero di rifiuti quale attività complementare a quella principale svolta dalle società, ovvero l'utilizzazione di rifiuti non pericolosi come combustibili prodotti della lavorazione del legno e affini, trattati e non trattati, per produrre energia. Dette attività sono disciplinate dall'allegato 2, suballegato 1 del decreto ministeriale ambiente del 5 febbraio del 98, che disciplina la materia di rifiuti non pericolosi. Sono inoltre presenti impianti e installazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 152 del 2006, in regime di autorizzazione integrata ambientale per l'operazione R1, di seguito descritti. Società Sogepo S.P.A. Città di Castello, società Gesenu S.P.A. Perugia, società Trasimeno Servizi Ambientali T.S.A. Spa Magione, società Asia S.P.A. Spoleto, società Acea Ambiente S.R.L. Orvieto, società Green Asm Narni. Gli impianti sopra elencati svolgono l'operazione di recupero R1 mediante gruppi di cogenerazione, quale attività tecnicamente connessa alla gestione di discarica e o biodigestione al fine dell'utilizzazione del biogas prodotto per produrre energia. Le predette attività sono altresì autorizzate anche ai sensi del decreto legislativo 387 del 2003, attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Risultano altresì autorizzati in regime di autorizzazione integrata ambientale AIA per l'operazione di recupero R1 ai fini della produzione di energia le seguenti società. Società Acea Ambiente SRL Terni, combustione di combustibili in installazioni con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.
con potenzialità di 100.000 tonnellate anno, società Terni Biobassa, SRL Terni, recupero di rifiuti non pericolosi in impianti di coincenerimento. L'installazione, come da comunicazione del gestore, al momento non risulta in esercizio. È inoltre autorizzata per l'operazione di recupero R1, il cui combustibile è utilizzato per la produzione di calce, la seguente società, società Unicalce S.p.A. Narni, impianti destinati alla produzione di calce viva in forni rotativi e altri tipi di forno con capacità produttiva maggiore di 50 tonnellate al giorno. Tenuto conto delle tipologie impiantistiche autorizzate, solo le ultime tre installazioni potrebbero essere oggetto della comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 35 del decreto legge 31 maggio 2021, il numero 77, ai fini della sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS combustibile. Poi abbiamo una serie di impianti non autorizzati all'operazione di recupero R1. Sono presenti nel territorio regionale, per l'esattezza, tre impianti industriali non autorizzati per l'operazione di recupero R1, ma conformi ai requisiti di cui l'articolo 13 del decreto ministeriale ambiente, il numero 22 del 2013, potrebbero essere oggetto quindi della comunicazione prevista al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legge 77 ai fini della sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS combustibile. E i tre impianti sono società Cementeria Aldo Barbetti S.p.A. Gubbio, impianti destinati alla produzione di clinker con produzione superiore a 500 tonnellate al giorno, società Colachem S.p.A. Gubbio, impianti destinati alla produzione di clinker con produzione superiore tempo, a 500 assessore. Tonnellate al giorno, si sto chiudendo, Presidente. Società Cemitali S.p.A. Spoleto, impianti destinati alla produzione di clinker con produzione superiore a 500 tonnellate al giorno. Attualmente questo impianto non è in esercizio. Per completezza di informazione si informa che nelle tre installazioni sopra elencate vengono svolte operazioni di recupero R5, riciclaggio, recupero di altre sostanze inorganiche, come definita dall'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152 del 2006. Grazie. Ma mi ritengo soddisfatto della risposta dell'assessore, che è stata puntuale e dettagliata. Non mi ritengo minimamente soddisfatto di quella che è la previsione normativa contenuta all'interno del decreto e mi auguro che la più ampia, diciamo, convergenza di forze politiche, in primo luogo quella che rappresento, si oppongano e presentino emendamenti nell'ambito di quello che è l'iter parlamentare per poter bloccare questa situazione. Ripeto, si può essere a favore o contro l'utilizzo del CSS. Quello che non si può essere, diciamo, a favore è verso una deregulation che mette sostanzialmente da parte quelle che sono gli iter di verifica e di controllo che vengono posti in essere da parte degli organi che sono posti a tutela della salute pubblica, a tutela degli interessi dei cittadini esposti e che in questa maniera vengono depotenziati. Quello che è chiaro, poi ci sarà sicuramente da fare un approfondimento, è che in tutta la nostra regione, non solo in alcuni territori, ci troviamo di fronte a una situazione di potenziale effetti di questo decreto, sia sotto il profilo, poi vorrei capire, magari successivamente avremo modo di approfondire su quelli che sono gli impianti autorizzati R1, quali saranno gli spazi di possibilità di implementazione, di utilizzo, perché poi questo ovviamente dipende dalla volontà delle singole proprietà, ma per l'utilizzo di CSS all'interno dei processi produttivi o all'interno, ad esempio, di processi che hanno ben poco a che vedere con quello che è la combustione di rifiuti. Rimango, diciamo, esterrefatto di come in Italia si continui progressivamente a togliere lo spazio da quello che è la verifica e la tutela dei cittadini esposti, che dovrebbero essere i primi soggetti ad essere garantiti nell'ambito di quella che è l'insediamento di processi all'interno della loro, diciamo, della loro
esistenza, soprattutto perché? Perché sono soggetti che vengono esposti involontariamente a quelle che sono le emissioni all'interno dell'atmosfera. Grazie. Grazie consigliere. Ultima interrogazione, poi iniziamo la seduta. Interroga il consigliere Fora, risponde l'assessore Agabiti. Prego consigliere Fora. Grazie presidente, buongiorno. Interrogazione ha come oggetto l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Come sappiamo tutti, nel 2026 si compiono 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il 3 ottobre del 1226. Credo sia inutile ricordare come grazie a San Francesco Assisi e l'Umbria siano conosciuti in tutto il mondo e che, oltre che essere il nostro patrono, rappresenti un valore strategico per la cultura e anche per l'economia, lo sviluppo turistico e complessivamente per il valore generale della nostra regione. Ricordo come già per la ricorrenza dei 700 anni dalla morte avvenuta nel 1926, le istituzioni locali, unitamente alle comunità francescane e diocesane, promossero iniziative di grande valore internazionale, valoriale e culturale, che determinarono un flusso turistico per l'epoca in Assisi e in Umbria davvero straordinario. Ricordo anche che l'ottavo centenario del 2026 sarà preceduto, come sappiamo tutti, dal Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025, che anch'esso farà di Assisi e dell'Umbria una meta privilegiata di pellegrini e di turisti. E ricordo anche che nell'85 la giunta regionale organizzò per le celebrazioni dell'allora ottavo centenario dalla nascita di San Francesco degli eventi importanti, impegnando, attualizzando le cifre dell'epoca, oltre 2 milioni di euro per gestire le allora celebrazioni. Per questi motivi ritengo che sarebbe utile che già dai prossimi mesi la giunta regionale, la regione, insieme ovviamente al governo, si avvino ad iniziare a pianificare per tempo l'evento del 2026, proprio perché serve un cammino che coinvolga le forze economiche, sociali, tutte le istituzioni regionali e non solo, per fare di quell'evento un momento di rilancio importante, oltre che di ovvia celebrazione di un momento per la nostra regione, direi fondamentale. Per questi motivi si chiede di conoscere se la giunta regionale intende avviarsi fin dai prossimi mesi al fine di promuovere ed istituire, d'intesa con il Comune di Assisi, la Diocesi, la Conferenza Episcopale Umbra, le comunità francescane di Assisi e in raccordo con il Governo nazionale, in particolare ovviamente con il Ministero dei Beni Culturali, un comitato regionale per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, al fine di iniziare a pianificare per tempo e allocare adeguate risorse economiche, regionali, nazionali ed europee per l'organizzazione e promozione di questo evento. Grazie. Assessore Agabiti. Grazie Presidente. L'evento dell'ottavo centenario della morte di San Francesco nel 2026 rappresenta un avvenimento importante e strategico a cui la Regione ovviamente si farà trovare sicuramente pronta. L'amministrazione regionale è infatti consapevole dell'importanza dell'evento stesso, in quanto San Francesco rappresenta per milioni di fedeli sia da un punto di vista spirituale che religioso, quindi è un legame quello anche tra San Francesco e la comunità cristiana che determinerà certamente anche un aumento delle aspettative ma anche dei flussi turistici in prossimità dell'anniversario con ricadute stimabili sia su Assisi in tutto il territorio regionale. Quindi siamo coscienti che l'Umbria si troverà al centro del mondo per il messaggio che in quell'occasione potrà partire da Assisi, da sempre luogo di incontro e confronto tra i popoli e le religioni. È un'occasione che costituirà per la nostra regione una vetrina internazionale, senza quali un ritorno in termini di immagine che l'Umbria dovrà essere in grado anche di valorizzare come vettore di promozione e di conoscenza delle tante eccellenze e bellezze della nostra regione. Dall'inizio della legislatura abbiamo puntato e valorizzato molto anche il ruolo dei cammini, in particolare sulla via di Francesco, come strumento di promozione turistica della regione, ma allo stesso tempo dobbiamo anche considerare che oltre ovviamente ad Assisi ogni angolo proprio della
dell'Umbria e della Regione ha un legame con San Francesco ed è quindi qualcosa da raccontare e hanno tutti qualcosa da raccontare o da mostrare. L'obiettivo dovrà essere quindi quello di far vivere ai turisti, ai pellegrini, luoghi della vita del santo, far conoscere e vivere la sua storia, la spiritualità della nostra terra e l'Umbria più nascosta. L'istituzione di un comitato regionale può pertanto essere una prima utile soluzione per avviare ovviamente questo percorso, soprattutto in considerazione del fatto che dal comitato possono comunque far parte soggetti istituzionali e privati ugualmente interessati a portare e dare un proprio contributo e a partecipare quindi alle celebrazioni. Altra cosa invece è l'istituzione di un comitato nazionale che comporta un iter anche procedurale ben preciso, disciplinato dalla legge 1 dicembre del 97, la numero 420, e dalla circolare del 25 febbraio 2021 della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali. La presentazione dell'istanza di istituzione di comitati nazionali e di ammissione relativi contributi o di rifinanziamento per i comitati già approvati deve essere trasmessa dal 1 al 31 marzo dell'anno precedente all'anno delle celebrazioni. Un'apposita consulta istituita presso il Ministero della Cultura predispone annualmente l'elenco delle proposte motivate per l'istituzione dei comitati relativi all'anno successivo con l'indicazione del relativo contributo. Risulta quindi di fondamentale importanza operare per ottenere l'istituzione di un comitato nazionale, ma lavorare parallelamente anche per l'istituzione di una legge speciale, che sono degli elementi indispensabili per attivare fonti di finanziamento statali e anche, diciamo, la giusta e doverosa visibilità. In conseguenza di quanto appena affermato, obiettivo ovviamente di questa amministrazione non può che essere in prospettiva la costituzione di un comitato nazionale e lavorare anche per ottenere un'apposita legge speciale come avviene per le grandi celebrazioni ed i grandi eventi. In particolare può essere presa in considerazione un'azione proprio finalizzata a promuovere una legge nazionale con risorse finanziarie adeguate che, partendo dalla programmazione di interventi per l'anno del Giubileo 2025, concluda il suo ambito di intervento nel 2026 con le celebrazioni legate all'ottavo centenario della morte di San Francesco, patrono d'Italia, portatore di un messaggio che ad 800 anni di distanza dalla sua morte racchiude in sé molte delle sfide future che il mondo dovrà affrontare e risolvere. Quindi il Comitato regionale, inteso come tappa, come avvio anche, diciamo, di un percorso e di avvicinamento al conseguimento di obiettivi nazionali, non può che essere visto diciamo, con favore da questa amministrazione. Sì, bene, ottimo, direi che è assolutamente questo lo spirito con il quale avevo posto questa interrogazione, consapevole che per un evento di questo tipo è chiaro che debba essere coinvolto il governo in tutte le sue massime espressioni. Peraltro a situazione invariata in questo momento abbiamo un ministro dei beni culturali espressione di una forza politica, un ministro del turismo espressione di un'altra forza politica, in teoria contrapposte, ma oggi al governo insieme, per cui credo che ci siano tutti i presupposti per fare un lavoro regionale e nazionale sulla scorta della massima intesa istituzionale, che non può che vederci tutti insieme, credo, lavorare verso questo obiettivo. Nel frattempo il comitato regionale credo che sia uno strumento, come ha confermato ora l'assessore, questo mi fa piacere, adeguato non tanto e non solo per iniziare a lavorare alle risorse economiche, quanto per fare di questo evento anche uno strumento attraverso cui condividere al massimo la programmazione, la partecipazione comunitaria e il coinvolgimento di tutte le forze delle comunità economiche e sociali attorno a un evento in cui tutti gli umbri, come dire, dobbiamo raggiungere l'obiettivo che si sentano partecipi attivi di questo importante appuntamento. Grazie della risposta, assessore.